Cuore caldo. Cuore caldo. Cuore caldo, sì, vero? Sì, cuore caldo. Ma tu sei fidanzato? Sì. Ah. E com'è lei? È calda anche lei. È calda. Dai, vediamo il Sanremo di Nigiotti. Allora, il prossimo cantante in gara è... Ci vedo. Ci vedi? Sì. Ah. Enrico Nigiotti. Sì. Tu sei quello che proteggo dentro me. Ancora adesso che ti reggo senza scrivere. Il backstage è tipo un secondo, ti cambi e vai. È un attimo, è un pizzicotto. Baciami, baciami adesso. Baciami, baciami, baciami adesso. Baciami, baciami, baciami adesso. Baciami, baciami, baciami adesso. Poi fa buio presto. Bello, eh? Sì, è sempre emozionante. No, è bello perché è un palco strano, è un palco veramente strano, però è un palco che ti dà emozioni. Non quanto il tuo palco, però è un palco particolare. Quindi è come, bello. Come è stata questa settimana sanremese? Lunga. Lunga, interminabile, vero? Non finisce mai. No, ho dormito veramente poco, è stato molto lungo, però è stato un altro bagaglio che metti insieme nel lungo viaggio, che poi è la carriera, quindi... È sempre bello esserci come sei te, capito? Quindi sono contento. Senti Enrico, tu hai faticato un po', no? Non è che tutto ti è arrivato subito. No. Hai fatto una un lungo percorso, una lunga gavetta. Anche tu un po' come Francesco Gabbani, poi alla fine eri un po' demotivato, un po' demoralizzato, poi invece tu sei andato avanti per la tua strada, col tuo carattere, il tuo modo di essere, la tua personalità. Cioè veramente fregandotene completamente un po' di quello che dicono gli altri, no? Cioè un po', io ti vedo un po' anarchico, un po'. Poi sono anche di Livorno, quindi figura. Ah, ecco, vedi, per cui ci sta, non ho detto una stupidata no. Stavolta. No, io... Ma è così come ti immagino io? Sei così come io ti sto immaginando? Sì, io ho sempre pensato a questa cosa, che secondo me il vero no che devi darti... Cioè il vero no che devi ascoltare è quello che dai te a te stesso, non quello che dicono gli altri. Per cui ho sempre pensato che la felicità sta nel fare quello che vuoi fare. Finché mi renderà felice fare musica, io farò musica. Se un domani mi renderà felice andare in un'isola a vendere la birra, io lo farò. Come vorrei anch'io essere. Capito? Secondo me si sta meglio. È quello che dico da qualche giorno. Ma perché non sto nell'isola? L'isola no. Sarebbe... No, l'isola dei famosi. No, l'isola no, dove l'isola... si bagna, si beve, se no lì andiamo a soffrire. No, infatti. Senti, voglio farti vedere adesso delle immagini della serata delle cover. Ah, ok. Dove c'è stato quel momento meraviglioso tuo e di Simone Cristini. Simone. Veramente avete un po' toccato il cuore di tutti noi, di chiunque stava a guardare quella sera. Vediamolo insieme. Una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ciao Mara, ciao Enrico, sono contentissimo di sapervi insieme e colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Enrico per avermi invitato a duettare sul palco dell'Ariston con la mia Ti regalerò una rosa, che lui ha fatto e ha interpretato benissimo, con grandissima intensità, e quindi sono molto contento che questo palco abbia creato anche non soltanto un duetto ma anche un'amicizia tra me ed Enrico. E caro Enrico, ti auguro un successo grandissimo per questo tour e per il disco che è appena uscito. Ti mando un abbraccio grande e dai un bacio a zia Mara. Bell'artista, è una persona
È veramente una persona eccezionale, io lo dico sinceramente, io ringrazio lui di aver accettato, non è lui che deve ringraziare me, io ringrazio lui di avermi fatto provare un'emozione su quel palco insieme, è stato bello e però veramente una bella anima. Ecco, una vedi Enrico, lui è veramente, lui che ringrazia te, e tu adesso mi stai dicendo sono io che devo ringraziare lui, però lui veramente è l'umiltà dei grandi, i grandi sono così. Tu sei un grande, sì. Perché vi state ringraziando a vicenda. No, mi piace molto quello che sei tu come persona, sai che te l'ho sempre dimostrato, no, dall'anno scorso, sì, tu veramente sei, l'ho detto sul palco dell'Ariston, no, ci sono poi degli artisti, dei personaggi che subito, no, c'è un'empatia un po' speciale, no? Con Simone così, con te così e anche con altri è così. E mi piace ribadirlo ogni volta, perché ogni volta che ti vedo mi fa piacere, perché vedo che vai avanti col tuo lavoro, con la tua carriera, fai dei pezzi sempre mai banali, e questo io è importante. Sono sempre felice di vederti, di essere qua con te. Adesso, da parte, se sono la zia, sono la zia, oh. No? La zia non può che non essere così con voi. Allora, in questo album che è uscito adesso, che si chiama proprio Nigiotti. Sì, Nigiotti. Nigio. È il mio diminutivo. È il tuo diminutivo, ti chiamano la tua amorosa come ti chiama? No, mi chiama in attimo. Nigio? No, Nigio no. Come ti chiama? Amore? Amore anche stronzo delle volte. Anche. Senti, c'è una canzone che si chiama L'ora dei tramonti, dove c'è anche la partecipazione di Giorgio Panariello. Di Panariello, sì, è stato un altro regalo. Io lo ringrazio anche lui, mm-hmm. È stato un orgoglio averlo con me. Io avevo scritto questa canzone che sembra un po' una novella di Bukowski e alla fine avevo fatto questo monologo di questo ubriaco che era al bar e raccontava di questi passi, di questo rumore di passi andati, di questa donna, di questa passione che era andata via. Siccome io non sono un cane a recitare, volevo che un grande attore interpretasse le mie parole. E quindi ho pensato a lui perché tutti lo conoscono come un grandissimo comico, ma lui è un grandissimo attore. È vero. Ed è anche un grandissimo artista. È vero. Che lui, appena l'ho chiesto questa cosa, l'ho chiamato, era a comprarsi le scarpe, lui proprio ha detto, guarda, la faccio molto volentieri. E è stato un altro regalo che ho ricevuto da questa...